Buongiorno dai magazzini Banco di Collaudo Electronic Company. Oggi è arrivato un bel apparecchio, il nuovo Pin Pointer Mars MD Pointer. Mars è un grande produttore ucraino di piastre ed ha creato, inventato anche il nuovo loro Pin Pointer Mars MD, classica forma, un bel pinpointer che si vede anche di plastica grossa, molto robusto. Tra l'altro guardate qui pure che bella fondina in puro cuoio che danno di serie, con la sua feritoia da passare la cintura, puro cuoio, timbrata. Un pinpointer di alto livello di serie. Qui c'è il suo anello di chiusura col tappo e il cinghietto elastico. Funziona con batteria da 9 volt e qui c'è pure il senso di polarità da come va messa giù la batteria, più a sinistra meno a destra. Qui c'è il foro dell'uscita del suono altoparlante, questo è il tasto d'attivazione. Ora guardiamo un po' il funzionamento. Il funzionamento è un IP68, vuol dire che è protetto contro la polvere, i spruzzi d'acqua. Ho visto un video su YouTube che l'hanno messo anche dentro a una pentola piena d'acqua, poi l'hanno tolto, funziona ancora, non sarebbe stagno. È IP68 protetto contro l'acqua, come spruzzi, piogge, eccetera. Comunque so di qualcuno che al posto di questo anello qui ci ha messo un bel OR di gomma col grasso attorno come tenuta e lo usa sott'acqua. Io lo dico e lo nego, ma questo qualcuno lo sta usando come subacqueo, hai capito? Facendo quella modifica di pochi centesimi e naturalmente chiudendo con un po' di colla resina il forettino d'uscita del suono audio, che è anche tanto alto e non serve tra l'altro avere un suono alto audio così. Ora lo accendiamo, questo è il tasto attivazione, si accende, stesso tasto di attivazione, e adesso va a vibrazione, senti, stesso tasto di attivazione, si tiene premuto 3 secondi circa, fa vibrazione più fischio. Se io ritorno da capo spingendo il tasto per 3 secondi circa, ritorna in modalità solo vibrazione, mentre se tengo premuto per solo mezzo secondo, un secondo, l'apparecchio si spegne, si accende, si spegne, tenendo premuto solo un click di mezzo secondo, un secondo. Il prezzo è un prezzo molto interessante. Un apparecchio così, con questi accessori di alta gamma, fatto molto bene. Ho guardato anche attraverso il foro, la plastica è molto grossa. Questo è un pinpointer che è difficile che si fori la punta, anche se non dovrebbe essere usato da raspare nel terreno. Prezzo di listino 110 euro, da Stefanone prezzo di fabbrica 70 euro, e io cerco di venderne un paio alla volta alle squadre o gli amici che lo prendono insieme, 70 euro, e vediamo se riusciamo a fare la spedizione compresa. 70 euro con un pinpointer di alta gamma come questo, bel pinpointer, guardate, bello fusolato, robusto, l'importante, fondine in cuoio,
per far vedere che è roba professionale, roba di alta gamma, la sua scatola. Ora non ci rimane che fare qualche test. Qui c'è già tutta la scala centimetrata, monetina da un euro, guardate bene. ...55-54 mm circa, anche una ottima potenza, e suona anche ai lati. Guardiamo coi 10 centesimi il monetino piccolino, guarda un po', un 10 centesimi, guarda un 10 centesimi, 10 centesimi, lo rileva a 45 mm, è un ping pong che ha una grande sensibilità, ottimo di alta gamma, fondini in cuoio originale, una bella forma, robusto, facile da utilizzare, e con una piccola modifica di qualche centesimo, se uno ci mette lo R, io lo dico e qui lo nego, qualcuno l'ha fatto, dai P68 con un bello R al posto di questo anello rigido, un bello R di gomma, da qualche centesimo di costo, ha trasformato questo pinpointer in un pinpointer subacqueo. Naturalmente è da fare un lavoro fatto bene, perché se entra l'acqua la fabbrica non dà la garanzia, perché dice che è solo il P68 protetto contro la polvere e l'acqua, ma come pioggia, spruzzi d'acqua, eccetera. Ok, ora che abbiamo visto anche questo bel strumento, saluto a tutti, e chi lo vuole comprare, tutti gli ordini sono volentieramente ben accetti, mandate i vostri dati, prezzo di listino 110 euro, prezzo di fabbrica, dalla fabbrica al cliente, il cliente conveniente 70 euro, prendendone due, 70 euro cada uno, 140 euro per le squadre, per i clienti, i nostri clienti. Saluti a tutti!